sale, nient'altro. Sì, sì, certo, certo. Franco, ti prego, devi credermi. Non c'è assolutamente nulla tra me e Gonzalo. A me piace un ragazzo della mia scuola, te lo giuro. Non dire nulla a Fede. Lui ultimamente ce l'ha sempre con me, ti prego, non farlo. Certo, certo. Ma sei Franco? Sì, e tu chi sei? Io sono Betania. È un bellissimo nome, Betania. Come mai mi conosci? Ah, tá todo mundo falando do giocatore argentino che vince tutte le partite. Eu adoro tennis, ma peccato che non so giocare. Beh, questo te lo posso insegnare io. Vieni, siediti. Sério, che ne parliamo. Legal, sì, obrigado. Prego. Aspetta solo un momento, eh. Maya, ne parliamo dopo, ok? Comunque sta tranquillo, Gonzalo, per me è uno scemo. Sì, va bene, ciao, ciao. Oh, oddio. Ma tu che cosa ci fai ancora in giro a quest'ora, inoltre vestita in quel modo? E a lei che cosa importa? Da quando in qua devo darle spiegazioni su come mi vesto e a che ora torno? Mocciosa, insolente e sfacciata, vai subito a letto! Via! Incredibile! Ma sentitela questa mocciosa insolente, io non ci posso credere. Questi ragazzi non hanno... limiti. Che vecchio briacona! Vedrai quando conoscerai Katy. Alla tua salute, Maria. Non può essere. È la prima volta che non funziona. Cosa fare qui? Perché non sto vedendo letto? No, ecco, ti mi è venuto un crampo e... anche tu hai un crampo? No, penso essere sicuramente nervi perché poi male, mandare me di qua, di là, volere sali bagno, schiuma, indumenti per notte. Hai messo la camicia da notte di Malala? Ah, perché? No, niente. Chi c'è lassù? Ma cosa sta succedendo? Che cosa fate svegli a quest'ora? Perché invece non spegnete le luci e ve ne andate a dormire come dovreste? Greta, ma mi spieghi cosa stai facendo? Perché ti dimeni in quel modo? Ti contorci come se dovessi andare in bagno? No, no, essere... Feto fa nera! Io fa nera in tutti i cuori! Preferi chiamare disinvestazione, Federica. Mm? Casa essere piena di feto venere. Cosa? Io, Greta, essere tutta pizzicata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai, Federico? Molto bene. Hai dormito bene? Sì, grazie. Ne sono felice. Greta, un tè con latte freddo, per favore. Sì, Frau. Ho dormito proprio come una regina. E che si è salvata da Katy. Cosa dicevi, tesoro? Io? Niente. Thomas, non parlare con la bocca piena. Che cosa stai leggendo, Federico? Sono delle domande che ho preparato per le candidate. Ah. Mattias sta venendo qui con le ragazze. Pardon, Proimai! Accidenti, cerchi di essere più attenta, Greta, per favore! Oh. Io dimenticavo che oggi fai nire candidate. Potevi andare da parrucchiere e fare capelli? Sì, va bene, però per favore, che sia una cosa... Sì, sì, io andare da parrucchiere vicino, così fare più veloce. Si faccia pardon, sistemare i capelli e anche tutto il cervello. È una decerebrata. Caro Federico, mi piacerebbe molto aiutarti a scegliere le candidate. No, senti, Malala. Credo che tu ne abbia bisogno, perché quello che ti serve è un aiuto di tipo materno. Se resta a scegliere le candidate, resto anch'io. Come rappresentante dei miei fratelli, ho il diritto di valutare la ragazza tu che si occuperà di noi. Tu hai solamente il diritto di andare a scuola e devi smetterla di intrometterti nelle cose dei grandi. Sono stato chiaro? Con te non si può parlare. Andiamo. Molto bene. Molto bene. Hai fatto benissimo a importi a non darla vinta a quel moccioso. Beh, lo fai per il suo bene. Non potevi certo permettergli che ti rispondesse in quel modo. Credo che sia ora che tu incominci a mettere un po' di limiti ai ragazzi. E a Maya. Perché ti ha risposto male? Beh, direi che questo sarebbe il meno. Stanotte è rientrata tardissimo. Ed era vestita in modo, beh, a dir poco, da svergognata. Cosa? Mio caro Federico, non ti preoccupare, sta tranquillo. Delfine ed io ti aiuteremo con tutte le forze. Ecco la lista delle candidate aiutanti di Greta.
Mattias, ma sono pochissime. Beh, ma che cosa ci posso fare? Tutti sanno che questi ragazzi sono un terremoto che farebbero drizzare i capelli a chiunque. Cosa ti ho detto? Vite, prego, scusare il mio grandissimo ritardo. Greta chiedere per favore di non fare domande e non dire niente su capelli dritti che avere. Va bene? Sì, cioè no. Assolutamente no. Anche se sono piuttosto singolari, tu non trovi? Vite, non commenta, Herr Federica, per favore. Io non avere tempo di lappare mia testa perché essere arrivate ragazze, ora essere qui. Bene, eccomi qua. Allora adesso io supervisionerò le candidate mentre Sofia prenderà nota di tutto. Io darò i voti da 1 a 10, uno per... Ah, per amor del cielo, perché non cambia qua fare? Cos'è quel cane morto che si è messo in testa? Ah! Muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Pornografica, fuori! Ce ne sono ancora? No, era l'ultima, finite, ma se vuoi mi impegno a trovarne delle altre. Sì, ti prego. Che tristezza, purtroppo anche il lavoro domestico è in decadenza. Ya, yeah. Come me non esistere più nessuna. Dai, forza. Allora? Niente? No, niente da fare. Ma no, dai, non possiamo avere così tanta sfortuna. La nostra sfortuna è Florencia. Dai, è tutta smettila colpa di sua. Dire queste cretinate. No, non è un'assurdità, è assurdo il fatto che non Avanti, si faccia vedere. Cercate di capirla, l'hanno cacciata dalla pensione, ha perso il lavoro, è stata in mezzo a una cosa in cui non c'entrava niente. Sì, è vero, le è successo di tutto. E se fosse successo a voi, vi sareste buttati sotto un treno? Sì, ma se la band fosse stata un impegno serio, sarebbe già stata cacciata a casa. È così, perché il gruppo possa funzionare, noi ci mettiamo dentro l'anima, giusto? Quindi se lei non si impegna può anche andarsene, che se ne vada e ciao. Basta. Tutto bene? Mi scusi, sto cercando la titolare di questo negozio. Sono io. Buongiorno. Mala. Tettina. È molto bello. A quanto vedo hai avuto successo nella vita. Adesso hai una tua attività commerciale. L'hai detto. Io lavoro. Io non mi faccio mantenere. E tuo marito? Bene, grazie. Ma non è qui, vero? Perché io avrei voluto salutarlo. No, lui ora sta lavorando. E questo lo impegna molto. E tu? Ho saputo che sei rimasta vedova. E tu come hai fatto a saperlo? Oh, beh, leggo i giornali, guarda quante riviste ci sono lì. In questa bottega di parrucchiere l'unica cultura letteraria è il pettegolezzo. Miss Dolcezza, perché tu sei una nobildonna, no? Ma dove l'hai messa la corona? Dacci un taglio, Mala, la falla finita. Guarda che io so benissimo da dove vieni. Devo ammettere che non ti sei fatta mancare niente, eh? Ti sei sposato un milionario. L'ho sposato per amore. Oh, beh, scusami. Per amore dei soldi, Malala. Sei sempre stata tanto invidiosa e così piena di rancore. Te lo si legge in faccia, lo sai? E guardandoti bene si vede quanto tempo è passato, mia cara. Ma dai, guardati la faccia, hai la pelle distrutta. Andiamo. Il tempo è passato per tutte e due.
Avete perfettamente ragione ad essere arrabbiati con me. Sono scomparsa. Nessuno pensa che tu l'abbia fatto apposta, Flor. Sta tranquilla. Comunque vi prometto che questo non succederà mai più. Promesso, promesso. Con le scuse non ci facciamo nulla. Ehi, ma che vuoi? Che si metta in ginocchio a chiedere perdono? Sai qual è il problema? Se ognuno fa ciò che vuole, le cose non funzionano. Sentite, ragazzi, ha ragione. Noi siamo un gruppo. E quindi tutti noi dobbiamo impegnarci. Lo so, ma... E tu, Faccia, che cosa ne pensi? Senti, Flor...